Tra pochissimo, benvenuti a tavola, una nuova settimana, lunedì, sì Daniela è andata, parleremo di... Di carciofi. Eh? Tra poco. Buona visione da L'Udito, applicazione apparecchi acustici con prove gratuite, gentilezza e professionalità. L'Udito, da oltre 20 anni nel settore a Belluno, Porta Dante, angolo via Cipro. Questo è il nuovo sistema nebbiogeno, in pochi secondi impedisce la visibilità. I ladri non potranno trovare oggetti, aprire casseforti, potranno solo scappare. Volete saperne di più? Venite a trovarci nella nostra sede di via Masi Simonetti a Belluno. Terza settimana del mese di marzo, benvenuti a tavola, buon lunedì e benvenuti da Arredomania a Bribano di Sedico in compagnia di Roberto, chef titolare di Villa Clizia Mas di Sedico. Ciao Giorgia. Buon inizio settimana. Guarda, buon tutto a te. Ok, che peccato. La ricetta di oggi, che piatto vede protagonista? Oggi facciamo una stupenda focaccia con la arrabbiola e il crudo. Ingredienti. Il pomodoro. Burro, farina, acqua, sale, zucchero, rucola, pomodoro, arrabbiola, lievito, prosciutto crudo, olio e pepe. In una terrina mettiamo la farina, lo zucchero ed il burro ammorbidito a pezzettini. Aggiungiamo acqua, lievito, sale e cominciamo a impastare. Impasto riuscito, ungiamo con olio e mettiamo a riposare coprendo con una pellicola per almeno un'ora. Prendiamo il pomodoro, lo tagliamo a metà, togliamo i semi e la buccia e poi tagliamo a cubetti. Riprendiamo la pasta, la infariniamo e tiriamo fino a farla rotonda e sottile. Passiamo un panno d'olio sulla padella calda e mettiamo la focaccia a cuocere da entrambi i lati. Facciamo ora la cremina e arrabbiola. Mettiamo la arrabbiola in una terrina con olio, pepe e sale e mescoliamo con un cucchiaio fino a creare una crema. Ed ora impiattiamo. Ultima fase per la preparazione del piatto. Prendiamo la focaccia e la tagliamo già a spicchi per comodità. Posso chiederti una curiosità? Possiamo sostituire la farina 00 con altre farine? Sì. Possiamo fare quella integrale, molto buona. Ok, se no anche quella di Kamut. Ok. Senti, non abbiamo mai parlato del tuo ristorante quest'anno. C'è un giorno di chiusura? Il lunedì. Tutto il giorno? Daniela, sì, tutto il giorno. Quindi se vuoi lunedì sera sono libero. Buono sapersi. Daniela, ecco, se vuoi mi libero comunque anche martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e anche la domenica. Vai, finisci il piatto. Ecco, guarda, allora ci mettiamo il crudo sopra la nostra quenelle di arrabbiola. Ok, ci mettiamo due foglioline di rucola, sia per dare un po' di verde che un po' di gusto. Ok, andiamo a spolverizzare con il nostro concassè di pomodoro. Meraviglioso. Okay. Ricordatevi che questa puntata, come tutte quelle di Benvenuti a Tavola, sono nel nostro canale YouTube 10 Elode Produzioni, quindi potete rivedere veramente l'archivio completo più tutte queste nuove settimane. E vi ricordo anche che con la fine del mese di marzo, Benvenuti a Tavola finirà la sua prima parte di stagione 2014, perché ci sarà ovviamente lo spazio per Ettore Saronide con fiori e piante della montagna bellunese. Allora, sgranatina di pepe che a me piace tanto. Yes. Ok. Filo d'olio extravergine d'oliva. Yes. Ecco, diamo l'ultimo tocco. Una salatina, ma poco, perché okay, abbiamo già il crudo bello salato. Mettiamo sul piatto, presentiamo. E... meravigliosa. Dillo. Benvenuti a tavola. E noi ci rivediamo domani puntuali alla stessa ora. Lo sto toccando intanto, eh. No, difatti, guarda. Se continuiamo così. Arrivederci da...